vivo o morto tu verrai con me. Ordine pubblico totale, proteggere gli innocenti, rispetto della legge. Queste erano le tre direttive di Robocop. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di Robocop. Questo film del 1987, film cult che ha fatto ovviamente epoca tra gli anni 80 e 90, perché comunque era il primo, se vogliamo, supereroe robotizzato portato al cinema. Era un qualcosa di nuovo, sicuramente, che dopo tanti anni viene riportato come videogioco. È un videogioco di alto livello, secondo me, e con della qualità che però può essere apprezzata solo da chi ha vissuto realmente quel film, o meglio l'ha vissuto quando il film è uscito. Infatti io sono del 72, quindi in quegli anni ero nell'età in cui apprezzavo tantissimo un film di questo tipo, poi il genere mi piace davvero molto, non ero andato al cinema a vederlo, ma poi l'avevo noleggiato in videocassetta appena era stato disponibile. Un film in cui la trama, ormai penso che la sappia chiunque, è un poliziotto che viene ucciso in maniera anche molto molto cruenta, di cui praticamente si toglie ogni parte del corpo, a parte alcune parti del cervello, che vengono mantenute e portate su un corpo fatto di titanio e Kevlar. Quindi la parte umana praticamente rimane solo la parte frontale del viso e quello che è una parte del cervello, perché poi la maggior parte del cervello è una sorta di intelligenza artificiale. Quindi per la maggior parte è comandato da un sistema informatico. Ovviamente lui aveva questa pistola che era qualcosa di esagerato, non aveva chissà quante armi, ma aveva questo pistolone che quando sparava veramente frantumava qualsiasi cosa. Quindi se colpiva un essere umano praticamente lo sbrandellava. E il bello di questo gioco portato attualmente sulle console e su PC, Robocop Rogue City, la casa software di produzione Taeyeon ha mantenuto anche questo stile molto splatter, nel senso che quando si va a sparare con questo pistolone si sente proprio quel suono non classico di una pistola, chiamiamola così, classica, ma di qualcosa veramente di potente. E quello che sono riusciti loro a riportare, oltre secondo me un aspetto grafico notevole, ovviamente la trama del gioco rimane simile a quello che era la trama del film. Anche quella che è poi la nostra compagna di viaggio, è lei quella che accompagnava appunto Alex Murphy, il protagonista del film, poi da poliziotto è diventato Robocop, ma anche la sua assistente, o meglio la sua compagna, l'agente Lewis, che è una donna, molto molto simile anche dall'aspetto fisico, infatti lo vedrete nel gioco, ricorda praticamente quello che era il film, perché comunque lei era sempre vicino al protagonista, cioè Robocop, o a quello che era il suo ex compagno di lavoro, Alex Murphy. Quindi adesso andiamo a vedere da vicino com'è questo gioco, faremo appunto il primo avvio, cosa vi troverete quando lo andate ad avviare, perché per chi ha vissuto quel film come l'ho vissuto io è qualcosa che rimane dentro. È un po' come se fosse stato il primo film di Iron Man nella storia. E ovviamente anche tutti i movimenti che lui aveva nel film, quando si muoveva, cioè camminava, muoveva le braccia, si alzava, si sedeva, era molto molto lento nei movimenti, si muoveva in maniera molto meccanica perché era una sorta di robot, ok, creato sì in un futuro, ma creato negli anni 80, quindi c'era una visione un po' strana di un robot che si muoveva, ma si muoveva in maniera molto goffa e molto meccanica, molto scattosa. E anche loro, quelli di Taeyeon, hanno mantenuto questo tipo di movimento, e non è un difetto del gioco, è che il personaggio vero si muoveva così, quindi non dobbiamo guardarlo come se guardassimo Iron Man. No, Iron Man si muove in maniera super fluida, come se non avesse l'armatura addosso, mentre questo si muoveva proprio in maniera molto molto robotizzata. Adesso però prendiamo il controller della mia Xbox Serie X e andiamo negli anni 80 con Robocop Rogue City. Il bello di questi giochi è se si è conosciuta veramente la storia e si è apprezzato il film originale, perché sennò si va a perdere un po' di quel fascino che magari il gioco può essere bellissimo, ma non viene magari apprezzato fino in fondo, appunto perché non si è vissuti con l'età giusta, o magari proprio non si è proprio vissuto perché non si era nemmeno nati un film di questo tipo, perché poi è stato fatto un remake di questo film, ma ovviamente il film cult è lui, quello originale.
Avremo l'audio che è in inglese perché non è stato tradotto, ma abbiamo ovviamente tutte le opzioni e sottotitoli in italiano. Andiamo a vedere in opzioni. Io qua lascerei in questo momento tutto di default. Non andiamo a cambiare niente per adesso. E andiamo a fare gioca. Nuova campagna principale, sì. Vediamo cosa abbiamo normale, difficile, estremo. Io vado sul normale e iniziamo. Tanto poi le difficoltà, o meglio il livello di difficoltà si può sempre modificare. Perché qua inizia facendoci vedere cosa succede nel mondo, la You give violenza us che 3 c'è nel minutes and mondo we give you the e world. di cosa abbiamo Believe me, bisogno I'm per Casey Wolf. uscire da A questo military problema, la submarine that violenza went che missing gira 3 nelle years strade. ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of Vedete, 21 parla police di Detroit, officers. che è dove si Here's a svolgeva statement praticamente from the tutta la head of trama del film, dove OCP c'era on una the violenza consumer product, veramente its elevata. funding and. Get your hands off me! Shut I'm up! sorry. There seems to be a. Disturbance? I'm a big fan. Now move! Ok, vedete che inizia già in maniera decisa. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Diciamo che Let's quello get you up che here. è la malavita si è presentata addirittura in un telegiornale, quindi Get realmente officer. adesso Get sappiamo officer Howard to cosa sta illustrate the point. succedendo. Per chi non ha visto You il film, see, comunque la malavita era il Officer centro Howard made a di quello drug che era bust that appunto il cost problema us a di lot of Detroit. money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy. Us torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You got the money. We've got the power. So let's talk. Ok, l'intro l'abbiamo capito. Tutto quello che sta per succedere, o meglio, quello che è il problema, l'abbiamo capito. Adesso saremo noi a dover risolvere questo problema con blu Robocop. Vedete che come si muove molto robotizzato, come vi ho detto, ma era così nel film. Non è che Good to l'hanno, see you, Wolf. diciamo, creato così nel Lieutenant's videogioco at the main perché entrance to the non è un TV videogioco station. all'avanguardia. No, secondo me è un gioco molto moderno, ben fatto, ma che ha mantenuto ovviamente quello che era lo stile del personaggio originale. Allora, riferisce al tenente. Judgment Day is here. Vedete che questa è la corsa massima, cioè capite che anche la corsa è quello che è, cioè non è Iron Man. Vedete com'era Detroit, anche nel film era così, nel senso era un delirio totale, dove praticamente la polizia non aveva proprio il minimo valore all'interno di quella che era la criminalità, che ormai aveva preso il sopravvento. Dai, che non vedo l'ora di sparare. We can't wait any longer. Pistolone. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. Ok, questo è il tenente con Sir, cui dovevamo parlare.
Roger that. Over and out. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? Ecco, questa è l'agente Lewis, quella che praticamente conosceva bene quello che poi è diventato Robocop, cioè Alex Murphy, perché era il suo compagno, ovviamente, di lavoro. Medic? Ed è praticamente identica, guardatela, identica a com'era nel film. L'aspetto di quello che è il viso è identico. The hell is going on up there? Però ovviamente lui non la riconosce più una volta che è diventato Robocop. Sorry, lei dude. Ha riconosciuto lui. Want us to release the hostages. So no hard feelings. Eccolo là. Sì, direi che probabilmente il primo è già andato. Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. I rinforzi sono arrivati. Che cazzo. Robocop. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me. But you can take the heat. Go, I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. Vedete, guardate la camminata. Era così. Cioè, non è che l'hanno fatto male. Era così. I've got a signet ring. How much do you think I can get for it? Is it gold? It was taken off someone famous. Just look at him. He looks kind of familiar. Dai, la pistola. Voglio la pistola. Guys, we've got company. Era l'unica arma che avevo, praticamente. Eccola. Drop it, scum. Quando si colpisce la testa è bellissimo. E comunque adesso lui vede tutto rigato perché vede dal suo visore, lui non ha degli occhi veri. Quindi quello che lui vede in questo momento è in questa maniera, perché cazzo, però allora iniziamo a prendere le misure, perché il movimento anche del quello che è la pistola non è velocissimo, magari poi dopo nelle opzioni si può regolare, quindi ci mette un attimo a girarsi. Cacchio, quando colpisci la testa gliela sbrandella proprio. Programma suggerimenti. LT per usare la visione Robocop per ispezionare gli individui. Allora, vediamo LT. Ok. Mitra. Ah, adesso mi sono impadronito della loro arma. Poi io volevo la mia pistola, preferivo. No, ma perché mitra? Ah, però c'è un Y, torniamo alla mia pistola. Ok. Attenzione alla bomba, la bomba. Recupero energia in corso. Non ho capito se schiacciando B. È bello perché poi quello che vede lui lo vede tutto un po' a righine. Quando non combatte no, ma quando prende la mira vede tutto a righine, come era quello che vedeva lui realmente poi nel film. Quando lui vede, diciamo, l'inquadratura era presa dal suo visore, era a righine, mentre vedete se lui adesso cammino in maniera senza prendere la mira vedo normale, se schiaccio vedo un po' tutto a righine, come quando era, diciamo, lui che analizzava la situazione. Comunque splatter così è fantastico. No, è bellissimo, bellissimo. Proviamo a sparare sui muri. Ah, cacchio, li sbrandella, figata.
Qualsiasi cosa la sbrandella, vediamo la pianta. Ha sbrandellato, sì, la terra è fatta un po' strana, è fatta tipo a granelli che poi si dissolvono. Che cacchio succede? Perché si stanno dissolvendo? Vabbè, sarà qualche errore da correggere in qualche aggiornamento. La terra si è dissolta dopo un po'. Dai però, vai, dai, vai, vai. Quando lo becchi nella testa, ragazzi, è tanta roba, eh. Nella testa, eccolo. Questo era il classico movimento che lui faceva quando era un poliziotto, quindi girare la pistola sul dito e poi metterla in quello che era la fodera della pistola. Mentre quando poi è diventato Robocop, questa cosa gli è rimasta perché una parte del cervello comunque era ancora la sua, ed è da lì che l'agente Lewis l'ha riconosciuto, perché fino a quel momento non aveva riconosciuto che fosse Alex Murphy, cioè il suo compagno agente di polizia. Mentre quando l'ha visto fare questa cosa, allora ha capito che era il suo compagno, o meglio, molto probabilmente era il suo compagno Alex Murphy. E queste cose sono quei dettagli che ti rimangono nel tempo una volta che hai visto questi film. Cioè io lo dico sempre, non mi ricordo niente di quello che ho imparato a scuola, ma di queste cose, poi sono un amante delle cose degli anni 80, si vede. Tanta roba, eh. Adesso andiamo qua, poi dopo magari ci fermiamo, se no questo video diventa lungo. Era solo per mettervi a corrente. Allora, è arrivata lei. Lewis, sei arrivata. Dobbiamo rimettere in funzione questi ascensori, il quadro elettrico è nel seminterrato. Lascia fare a me. Dubito tu abbia avuto tempo tra un atto eroico e l'altro. È bello essere in pattuglia ogni tanto, sai? Non abbiamo dovuto sfracellare niente. Quindi dobbiamo andare a sbloccare gli ascensori. Qua cosa abbiamo? Portafoglio rubato. Prove del reato. Ok. That graffiti is fresh. I bet some of those idiots are still here. Qua cosa abbiamo? Ricariche della pistola. No, ricarica UCP, quindi una ricarica della vita. Eh sì, cliccando B ricarichiamo, recupero in corso. Adesso siamo al 100% di quello che è la nostra energia. Prove del reato. Andiamo a vedere dov'è sto codice degli ascensori. Aia. Onda. Wow, questo rally che è bellissimo. Ok, diciamo che stiamo prendendo un po' di dimestichezza con la mira, con il movimento del personaggio per quanto riguarda la pistola. Aspettami, fammi andare avanti a me prima che ti ammazzano, anche te dopo ti robotizzano. Perfetto. Analisi, pistola. Ah, ma che pistola merda è, no, non la voglio, voglio la mia. Eccola. Quindi può avere la sua arma più un'arma supplementare che raccoglie. Quindi abbiamo o in questo caso ho lasciato giù mitra, o la pistola che ho raccolto adesso, o la pistola, la sua di ordinanza, che secondo me è quella più micidiale. Però se dovessero finire i proiettili va bene anche una normale. Sì, no, dai, adesso ci siamo. Preferisco la mitraglietta, però allora a questo punto mi prendo la mitraglietta, scorta più che la pistola, però continuiamo con la nostra pistola d'ordinanza. Che è successo qua? Fammi analizzare a me. Prove del reato. Che cacchio è questo? Qua cosa abbiamo? Prove del reato. Scansione materiale, ok, facciamo la scansione premendo il grilletto. Ok, causa del decesso, ti dà tutta la
la cronologia della sua morte praticamente. E continuiamo. Aspetta, vado avanti io che ti ammazzano a te. Quadro elettrico sarà qua. E dove cacchio è sto quadro elettrico? No, oh, vabbè, comunque, ragazzi, sono spara con questa pistola. Metti fuori il crapino. Metti fuori il crapino. Dove è andato? Dove sei andato? Vieni qua. Ma dove è andato? Era qua dietro. No, non ci credo, si è volatilizzato. No, si è volatilizzato. Mi sa che anche questo è un piccolo bug da sistemare. Era qua dietro, non era neanche morto, si è volatilizzato. Io pensavo fosse entrato nella stanza. Pazzesco. Ma dove è andato? Si è volatilizzato. Guarda che bello, il sangue in terra, bello. Sul muro anche. Comunque il gioco da punto di vista grafico non è niente male. Assolutamente niente male, però bisogna apprezzare quello che era il film, altrimenti il gioco che lo si apprezza solo a metà, quindi non ci si dà secondo me il giusto valore. Ma le armi sono, o meglio, le munizioni sono infinite, quando le ricarico me ne dà ancora 50, quante ne ho? Ah, forse sono le tre righette, non ho ancora capito quante munizioni ho. Dai, però pianta, anche la bomba no. Eccola là. Oh, così siamo sicuri, eh. Non lasciamo dubbi sul fatto che tu possa rialzarti. Quadro elettrico. Ah, c'ha il letto questo. C'aveva nel letto. Ricarico dell'energia. No, mi stanno sparando da dove? Ma dai, quanti sono? Piantala, che mi stavo ricaricando. Ah, fucile d'assalto però. Lo prenderei come arma di distruzione di massa. Arrivo anch'io. Stavo divertendo. Prendiamo l'elettricità. Perfetto. Direi di fermarci qua perché sennò veramente questo video diventa lunghissimo. Allora ragazzi, questo è Robocop Rogue City. Secondo me, bello. Io sono di parte però perché comunque amo quello che è il soggetto del gioco. Ho amato tantissimo il film quando era uscito nel 1987, quindi potrei non essere totalmente obiettivo, questo lo devo dire. Però secondo me è un bel gioco, divertente. Adesso devo capire un po' alcune dinamiche perché comunque era proprio il primo avvio, ma a me questi giochi che vanno a riprendere qualcosa degli anni 80-90 a cui io sono veramente molto legato, direi che hanno il suo perché, a me piace un sacco. Poi secondo me comunque è fatto bene, diciamo che dal punto di vista grafico niente male, dal punto di vista anche del quello che è l'ambientazione bella. Adesso qui a vedere la trama, magari la trama è un po' semplice, non lo so, un po' scarna, questo lo scopriremo andando avanti nel gioco, però sicuramente per chi ha vissuto il film è un bel diciamo divertimento e un bel amarcord per tornare indietro entrando nei panni di Alex Murphy in arte Robocop. Quindi ragazzi, questo era solo un video per diciamo mettervi al corrente per chi ancora non lo sapesse che è uscito questo gioco, disponibile sia per Xbox, PlayStation, PC, praticamente per tutto, che ci dà la possibilità di interpretare e entrare nei panni di Robocop, diciamo il primo Iron Man
della storia per quanto riguarda il discorso cinematografico. È stato il primo umano robot che doveva difendere il mondo dai criminali. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato tutte le mie emozioni dagli anni 80-90 a oggi, in cui vi ho portato questa, diciamo, novità per quanto riguarda i videogiochi, appunto riguardante questo prodotto Robocop Rogue City, spero che questo mio video vi sia piaciuto, spero che chi ha visto e vissuto quel film apprezzi questo gioco, che magari lo possa provare, perché sicuramente è qualcosa che a me dà soddisfazione incredibile usare giochi nuovi appena usciti, ma che parlano di qualcosa di veramente passato da tanto tempo. Spero che tanti di voi possano apprezzare appunto questa tipologia di pensiero. Vi aspetto qua sotto nei commenti se avete vissuto il film, se avete provato il gioco, se proverete il gioco, se invece non vi interessa ma il film vi è piaciuto tanto. Cioè, vi aspetto qua sotto nei commenti, perché so che tanti di quelli che mi seguono erano, diciamo, nell'età giusta per questo film, negli anni 80-90. E se questo è il mio video in cui vi ho portato questa mia prima prova, questo gameplay riguardante Robocop Rogue City, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video! Yeah.